Oggi vi presento la parmigiana di Nonna Rosa. Ecco a voi gli ingredienti. Andiamo le melanzane precedentemente affettate, farina, acqua, sale, uova, formaggio, polpette, mozzarella, mortadella e pomodoro. Andiamo a prepararla. Preparo la pastella, farina, sale, acqua, uova e andiamo ad amalgamare. E creiamo composto omogeneo. Quando il composto è omogeneo, iniziamo a immergere le melanzane. Ora ragazzi, andiamo a friggerle. Una volta fritte le melanzane, iniziamo ad assemblarle. Sotto il fondo mettiamo il sugo, la salsa di pomodoro, le fette di melanzane, le polpette, il formaggio, la mozzarella, la mortadella. A me piace abbondare, quindi abbondiamo. Non esiste parmigiana vegetariana. Mettiamo un altro po' di salsa di pomodoro. Se capita il basilico non fa niente, esce ancora più profumata. Chiudiamola. Infine il formaggio. Inforniamo a 180 gradi per una decina di minuti circa. E la parmigiana filante è pronta, vai! Invece poi come seconda ricetta andiamo a fare un primo, trofie con radicchio, speck e ricotta. E una spolverata di formaggio infine per amalgamare tutto. Prendiamo un tagliere dove andiamo a trinciare il radicchio precedentemente lavato e asciugato. Contemporaneamente aggiungo un po' di cipolla perché l'altra poi la vado a tritare con lo speck e accendiamo i fornelli. Inizio ad aggiungere l'olio, la cipolla, lo speck e soffriggo un poco. Andiamo a rosolare la nostra pancetta con la cipolla. Io preferisco la cipolla di Tropea che mi dà un gusto più deciso. Questo è un piatto veloce, no? Quando la sera arrivi che non sai cosa mangiare. Io non amo alessare la pasta, io amo cucinare la pasta risottata perché non voglio aggiungere burro, perché non voglio aggiungere panna. Quindi adesso andiamo ad aggiungere un filo d'acqua. Ti insegno un segreto, eh? Io uso le tropie, si può usare le penne, il fusillo, tanto il procedimento è sempre lo stesso. Ma che bontà, ma che bontà! Ma cos'è questa robina qua? Dobbiamo fare un video con i profumi. Adesso che quasi la cottura è in fine, andiamo ad aggiungere un cucchiaio di ricotta, così si scioglie, un po' di formaggio per fare la mantecatura e andiamo a lavorare. Poi se ami il pepe, il peperoncino, lo vuoi aggiungere, quello è a discrezione, è il vostro gusto. Passiamo all'impiattamento, che ne dite? Secondo me sì. Il nostro piatto è pronto. Il terzo piatto che vi proponiamo è un piatto antichissimo, proprio antico antico antico, dalla tradizione salentina, e sono i ciecamariti. Di solito si fanno con i piselli, ma non a Rosa l'ha rivisitati, perché mia suocera li faceva così. Fagioli, ceci, pane fritto, aglio, peperoncino e rape. Oppure qualsiasi verdura che è rimasta in casa e si può aggiungere. Andiamo, dai, passiamo ai fornelli. Anzi, stasera che devo mangiare? Non lo so. E la nonna faceva così. Un filo d'olio nella pentola, tagliamo l'aglietto. Lo mettiamo intero così non lo mangiamo, poi lo togliamo. E andiamo a mettere i nostri ceci, la nostra pignata di fagioli. Senti il rumorino, guarda, 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 guarda che musica, maestro. Andiamo ad aggiungere il nostro peperoncino. Proprio povera spartana, una ricetta povera spartana. Che tutti i turisti però quando vengono a Lecce vogliono questi fagioli con il pane fritto, li chiamano loro. Poi erano rimaste un po' di rape nel frigo, no? Che avevamo affogato il giorno prima. E quindi li andiamo ad aggiungere. Diventa una vera zuppa che per l'inverno, le giornate fredde, è una delizia per la panza. Facciamo insaporire un po' il tutto. Poi il pane si va a sbriciolare, no? Perché deve avere la consistenza del fritto il pane, deve rimanere bello croccante. La nostra ricetta è pronta. Per finire andiamo ad aggiungere un filo d'olio.